Bene, buonasera a tutti, tanti vedo, quindi siamo più contenti ancora. Abbiamo deciso di dividerci così i compiti, essendo lui ospite parlerà dopo, quindi ha modo di riaversi dal viaggio perché viene da Bergamo, anche di questo lo ringraziamo. È sempre un viaggio poi di sabato. Quindi parlerò prima io, anche se secondo un certo tipo di logica magari sarebbe stato non so, più logico appunto parlare prima del cibo come bisogno, perché il cibo prima di tutto è la risposta a un bisogno elementare, e dopo del cibo come piacere, ma non ha nessuna importanza, va bene così. Ma dunque, la questione del cibo si può affrontare da diversi, da molte angolature, come del resto avete avuto modo, si sente così, di sperimentare in questi giorni e anche in altre occasioni. È una dimensione umana così basilare, così fondamentale, che investe tutto il nostro essere, quello fisico, quello morale, quello spirituale, quindi si potrebbe affrontarlo da moltissimi punti di vista. Noi abbiamo scelto questi due, ci è sembrato interessante come proposta, no? Perché la questione del cibo proprio si gioca su questo binario, no? Scorrendo continuamente tra questi due poli, quello del bisogno appunto è quello del piacere o del lusso, dello sfizio, se volete anche. Io parlerò appunto del versante piacere. Ci siamo dati, non so se è troppo, lo direte poi voi, tempi di 20 minuti, mezz'ora ciascuno, perché è un po' impossibile riuscire ad affrontare decentemente l'argomento in quarto d'ora, in 10 minuti, però mandateci dei segnali se riterrete che bisogna accorciare. Poi naturalmente daremo la parola come sempre a voi, perché siamo abituati a discutere parecchio. Là dietro abbiamo preparato un buffet molto, molto adeguato, nel senso di casalingo fatto in casa, non quelle cose spesso poco gustose che vengono ammannite nei buffet industriali, no? E quindi anche questo completerà bene la nostra serata. Dunque, io vorrei cominciare leggendovi alcune sentenze, frasi, che mi sembrano particolarmente adatte a quello che dobbiamo dire stasera. Una è questa: l'uomo è una creatura del desiderio, non del bisogno. È di Gaston Bachelard, che è un filosofo francese del Novecento. L'uomo è una creatura del desiderio, non del bisogno, dice non addirittura, una frase decisa, netta, un po' provocatoria anche, la metto lì come un primo spunto su cui si può riflettere. Un'altra, che invece è di Plinio il Vecchio, quindi un antico romano: all'uomo non piace niente di quel che trova di naturale. L'uomo non è una creatura naturale, è radicato nella natura, ma la supera immediatamente, appena si pone qualche problema, lo pone in termini culturali, lo affronta in termini culturali. Terzo, Seneca, sempre Roma: anziché cercare il cibo per saziare la fame, si è cominciato a cercarlo per stimolarla. È la fine che abbiamo fatto noi, no? Da un po' di tempo a questa parte. Mi sembra molto acuta, pensate quando l'ha detta. Ma a quei tempi, tempi di Seneca, di Nerone, eccetera, già la china dell'esperienza alimentare umana si stava spostando decisamente verso la ricerca spasmodica del piacere attraverso il cibo, almeno a livello delle classi superiori, diciamo così. Poi una frase addirittura di Sant'Agostino, che non vi aspettereste forse, conoscendo il personaggio, no? Ciò che basta per restare sani è insufficiente al piacere. Non ci accontentiamo, no? Di alimentarci e basta. Ancora due per finire. Una è di Brillat Savarin, che ha dato il nome al dolce, intanto, involontariamente, a Savarin, ma è il più grande teorico gastronomo della cucina moderna. Moderna, siamo i primi dell'Ottocento, cioè la Bibbia praticamente, no, della gastronomia, della filosofia della cucina, della gastronomia occidentale. Dice: gli animali si nutrono, l'uomo mangia, solo l'uomo di spirito sa mangiare. Una progressione, come vedete, no? Molto significativa. E infine un proverbio, i proverbi sono una fonte ricchissima anche su questo argomento, potete immaginare: al contadino non far sapere
quanto sia buono il formaggio con le pere. E questo motto fa trapelare la natura classista della società in generale, ma anche dell'esperienza alimentare. Non tutto è per tutti e non tutte le esperienze sono aperte a tutti, sono concesse a tutti. Ecco, parlando del cibo come piacere, è chiaro che ci rivolgiamo, parliamo soprattutto di, in particolare, determinate categorie sociali. E va bene. E allora entriamo non è che dobbiamo fare l'analisi di queste frasi, che pure se facessimo solo quello potremmo occupare tutto il tempo previsto, no? Ma insomma sono stimoli di partenza. Allora adesso, cercando di essere più rapido possibile, ma non è proprio mio forte, però ho qui l'orologio davanti e quindi sarà spietato. Sono partito alle 7 meno 10, vero? Quindi controllerò attentamente. Allora, prima cosa che mi avrebbe da dire è che non è possibile e nemmeno corretto fare una separazione netta fra il bisogno, la necessità insomma, e il piacere quando si parla di cibo. Perché già l'atto di soddisfare il bisogno fame, diciamo così, è in sé un piacere. Cioè, non si può negare che sia così. Anche se poi la questione della dinamica del piacere legato al cibo ha tutta una sua storia, ha un'evoluzione, e allora si può parlare di livelli differenti di piacere, di raffinamento di questo piacere che in qualche misura è già insito nell'atto elementare di mangiare, perché colmi un vuoto, sazi, rispondi a un bisogno, e quindi questo in qualche misura, ripeto, si può già definire piacere. La natura stessa collega, no? Bisogno e piacere a livello alimentare, perché il piacere è lo strumento di cui la natura si serve per assicurare il soddisfacimento delle esigenze nutritive del nostro corpo, insomma. Così come, potremmo fare un parallelo che poi riprenderemo, il piacere sessuale rappresenta, secondo alcuni, ma credo che sia facilmente condivisibile, è stato Schopenhauer a dirlo in maniera molto esplicita tra i primi, rappresenta un'astuzia della natura, no, finalizzata ad assicurare in questo caso la riproduzione della specie. Senza questi stratagemmi chi lo sa se la specie nostra si sarebbe riprodotta così tanto. Va bene, i meccanismi del piacere alimentare sono, del resto è noto, no, attivati dal sistema nervoso, dal nostro sistema nervoso cerebrale, attraverso le relazioni che questo sistema nervoso ha con i sensi, in particolare il gusto e l'olfatto, anche il tatto se vogliamo, ma soprattutto il gusto e l'olfatto, che sono quelli più deputati a somministrarci quelle sensazioni che poi muovono tutto il meccanismo alimentare. Quindi lo stesso stimolo della fame, no, è legato alla percezione, normalmente piacevole, a volte anche spiacevole, perché ci sono cibi che non amiamo, ci sono sapori che non ci piacciono. E appunto la capacità che i sensi ci forniscono di discriminare fra il buono, il gradito, e il non buono, il non gradito, è l'atrio, no? L'introduzione a tutto il mondo dell'alimentazione. E quindi la percezione di odori e dei sapori è l'anticamera dell'esperienza alimentare. Quindi non possiamo considerare il piacere come un accessorio, come se fosse un'aggiunta rispetto a quello che è il dovere, diciamo così, no? Di nutrirci, che ci impone il nostro corpo, che ci impone la natura. Al contrario, il piacere è un elemento essenziale, cominciamo a capire già da subito, no? Un elemento costitutivo dell'atto umano del mangiare. Quindi separarli in maniera netta non è possibile, anche se il titolo che abbiamo dato all'incontro parrebbe legittimare questa separazione, no? Il cibo come bisogno e il cibo come piacere, quasi fossero contrapposti. In realtà la storia poi magari finisce col contrapporli, ma in realtà strutturalmente non lo sono. Va bene. Ecco, stavo dicendo prima che se il piacere in quanto tale è già inscritto nell'atto animale, no, di mangiare, è però pur vero che questa dimensione del piacere ha avuto una sua storia, continua ad averla, è un fatto evolutivo che è cresciuto insieme allo sviluppo dell'essere umano, cioè insieme al processo di incivilimento, no, dell'uomo. In altri termini, insomma, la culturalizzazione del fatto alimentare
è diventata sempre più evidente, basta che ci guardiamo intorno, cioè l'artificio ha preso il sopravvento sulla naturalità. Chi c'era ieri a sentire Sini ha sentito dire tra le tante altre cose che non c'è niente di naturale nel cibo umano, no? Vi ricordate che l'ha detto, perché il cibo dell'uomo è subito qualcosa di artificiale, è subito arte, diventa subito arte, come del resto le altre cose che l'uomo fa, che nascono, scaturiscono dalla risposta a bisogni, ma poi subito vengono inserite in una dimensione che è tipicamente umana, quella del lavoro, quella dell'artificio, quella anche della creazione, quindi dell'arte, in qualche misura, no? La raffinatezza, la sofisticazione, insomma anche il superfluo, hanno via via invaso il campo dell'alimentare, il campo del cibo. Ecco, tutto questo, tutta questa evoluzione è in relazione stretta con l'accrescersi della disponibilità sia quantitativa che qualitativa degli alimenti. Per la prima volta da qualche decennio a questa parte, non molto di più, no? Nella sua storia l'essere umano, noi insomma, o almeno la parte più fortunata, non bisogna mai dimenticare questo particolare, abbiamo cominciato a vivere in un regime di abbondanza alimentare. Non è una cosa ovvia, è una cosa assolutamente nuova. L'umanità ha sempre fatto esperienza della fame, è solo da poco che facciamo esperienza della sovrabbondanza del cibo, dell'eccesso. Si parlava anche ieri ancora di questo, no? E allora, sono cambiate le cose e ci siamo trovati in realtà, secondo quelli che studiano questi fenomeni, in difficoltà, perché il nostro bagaglio genetico, dicono chi studia queste cose appunto, è più adatto, è conformato, no? È strutturato in modo da combattere la penuria piuttosto che a fronteggiare l'abbondanza. Cioè noi non ci siamo ancora attrezzati geneticamente, l'evoluzione provvederà prima o poi, se non ci distruggiamo prima, attrezzati a risolvere, no? a porci di fronte a questa situazione inedita, cioè quella dell'eccesso di offerta alimentare, di varietà e di quantità. Per cui si creano tutte quelle disfunzioni culturali, prima che, come si dice, fisiche del metabolismo, che ben conosciamo, no? Fenomeno crescente, impressionante dell'obesità e così via. E questo è un problema. Oggi, allora, più che mai, non si può più dire che si mangia soltanto per vivere, anche se, noto proverbio, anche questo già citato ieri, dice che non si dovrebbe vivere per mangiare, ma mangiare per vivere. Non è più vero perché? Perché il fatto del mangiare è sempre più associato a un insieme di significati simbolici che lo pongono ben al di là del semplice nutrirsi. Ricordo la frase, no, che citavo prima di Bilal Savarin, l'animale si nutre, l'uomo mangia e solo qualche uomo sa mangiare. Significati simbolici. In realtà la dimensione del cibo ha sempre avuto un significato simbolico, chiariamolo, non è da oggi. Nel senso che se voi vedete, guardate anche agli uomini delle caverne, alle pitture che facevano nel periodo del Neolitico, o a tutte le serie di infinita serie di rituali religiosi associati al cibo, al ciclo della vegetazione, della produzione delle messi o ai cicli della caccia, eccetera, vedete subito che il cibo è stato percepito fin dall'inizio della vita dell'uomo su questa terra come una dimensione che sì, investe tutta l'esistenza e che ha un carattere fortemente sacrale. E quindi la ritualità e la mitologia associata a tutta la semantica del cibo è qualche cosa che l'uomo ha sentito fin dall'inizio. E allora quando diciamo che la dimensione simbolica del cibo oggi sempre più assume una valenza molto importante, sempre più importante, diciamo che è in atto una accentuazione della simbolizzazione, cioè un'accentuazione del ruolo simbolico del cibo. Cioè, per esempio, il cibo ha sempre più il valore di uno status symbol. Accanto a tutti gli altri status symbol che gli uomini si inventano di volta in volta, questo è uno degli aspetti che più caratterizzano la volontà, la possibilità di distinguersi di certe categorie di uomini, di certe classi rispetto ad altre.
Anche questo è già successo, certamente, non sto dicendo che sono fenomeni del tutto inediti, perché se pensate a quei banchetti di teatrali, di rappresentazione del potere, a cui le classi dominanti, i sovrani, i signori, si dedicavano in varie epoche, quella dell'impero romano, nel Rinascimento nostro, nell'età di Luigi XIV, per dire, o più tardi, dopo la Rivoluzione francese, passato il periodo del repubblicanesimo virtuoso, si è tornati alla grande a celebrare la cultura del cibo e a ostentare, no, l'abbondanza del cibo e la munificenza di chi offriva banchetti, eccetera. Brillat Savarin ha lavorato, ha operato, ha agito e ha teorizzato queste cose proprio nel periodo della post-rivoluzionario, primi dell'Ottocento, quando ci fu un ritorno alla grande di questa passione per il cibo, di questa ostentazione, e quando nacque la gastronomia moderna, in sostanza. Ecco, lo stile alimentare quindi è diventato sempre più uno status symbol. Dicevo che anche in passato è stato così, in determinati momenti storici, però con una differenza molto grande. Allora le masse popolari, anche in Europa, anche qui nell'Occidente, vivevano sotto l'incubo permanente della fame. Oggi nel nord del mondo, come dicevo poco fa, non è più così, anche se le distanze sociali non sono certo scomparse. Assistiamo tutti a un crescente interesse, a un spiegamento di forze massiccio da parte dei media, no? Attorno a tutto ciò che ha a che fare col cibo, la cucina, eccetera. Vediamo che i grandi cuochi, come gli stilisti, gli architetti, le archistar, come le chiamano, no? Sono sempre più considerati appunto come delle stelle, delle star. E la grande cucina è sempre più assimilata all'arte. Questi sono fenomeni che delineano delle tendenze molto precise di un'epoca. Proprio in questi giorni a Milano parte oggi, partiva la Week, Food Week, mi pare, no? Milano Food Week, mi pare che la chiamino, adesso non mi ricordo bene, che durerà fino al 27, un'altra kermesse, no? Che rientra all'interno di quest'ottica qua che stavo delineando. Le possibilità che abbiamo di scelte, di variazione in campo alimentare si sono enormemente accresciute, no? Come tutti vediamo, anche per le masse qui da noi, e con essa anche il ventaglio dei rifiuti possibili, come quelli per esempio associati a determinate ideologie, come quelle vegetariane. Entrambi, e qui dico una cosa che probabilmente non sarà condivisa da tutti, ma appunto siccome poi è bello discutere, la dico. Entrambe queste alternative sono, al fin dei conti, scenari, intanto sono scenari impensabili in un contesto di scarsità dell'offerta alimentare, no? In un'epoca passata. Lo spreco, da un lato, e l'astinenza selettiva, dall'altra parte, possono rappresentare due facce della stessa medaglia, non che siano la stessa cosa, intendiamoci, ma dico, sono due alternative compossibili proprio perché sono rese possibili dal sistema, dalla società del benessere alimentare in cui viviamo. Sono in qualche modo entrambe dei lussi, voglio dire. Ecco, questa è la piccola provocazione che sto portando in questo momento. Nel mondo attuale l'alimentazione, sappiamo tutti, vado di corsa, scusatemi, per forza devo fare, è dominata dal sistema alimentare industriale, scusate, il sistema alimentare industriale, che non si limita a standardizzare l'offerta e a imporre stili di consumo di un certo tipo, no? Ma sconvolge tradizioni, pratiche culinarie, di vita, anche di convivenza, che erano millenarie, per esempio separando il momento del mangiare dal contesto familiare in cui è stato sempre inserito fino a pochi decenni fa per noi italiani. E questo comporta dei cambiamenti notevolissimi, no? Anche nel modo di vivere, nel modo di relazionarsi. Nonostante questo, almeno alcuni dei valori culturali di fondo che il cibo ha sempre portato con sé, qui torniamo alla dimensione simbolica, no, di cui si parlava, antropologica, non sembrano che scomparire, ma soltanto dislocarsi, no? Riposizionarsi, insomma. L'aspetto comunitario conviviale, per esempio, cioè, non diremmo certo che gli uomini hanno rinunciato a questa dimensione per il fatto che sono costretti a mangiare di corsa a mezzogiorno, a non mangiare addirittura il panino in piedi, eccetera. Ma la dimensione conviviale, il bisogno di ritrovarsi con gli amici, in casa o fuori casa, non è per niente scomparso. Anzi, forse a compensazione di altre mancanze relazionali, è diventato forse ancora più impellente. Un altro aspetto, la componente di gratificazione, di festa che è legata al cibo,
continua come l'altra che ho citato prima ad essere ben viva, ben operante, anche se appunto in forme e in situazioni, in spazi, in luoghi diversi da quelli della tradizione. Sono cambiati i luoghi della convivialità, ma non è cambiato il bisogno di convivialità, di dono, di scambio, di amicizia, di benessere spirituale che questo comporta, insomma. Allora assistiamo, come evidente, a contraddizioni chiare, no? Da un lato abbiamo che si cucina sempre di meno, dall'altro però si moltiplicano i corsi, le riviste specializzate, i programmi TV, non ne parliamo, di grande successo dedicati alla cucina, così come le manifestazioni culinarie di ogni tipo, sagre o anche cose di livello sofisticato, no? Come quella che citavo prima. Lo spreco e la cattiva alimentazione fast food convivono con i fasti dell'alta cucina spettacolo. Su un piano più generale, al processo di globalizzazione, di standardizzazione del cibo che ha imposto l'industria alimentare, reagiscono come anticorpi, non so quanto efficaci, lo vedremo col tempo, fenomeni in crescita come quelli della creazione di reti alternative, no? Reti di valorizzazione, di recupero dei cibi genuini e di alta qualità, pensate Slow Food, ma anche Italy adesso, eccetera, distribuiti attraverso reti commerciali alternative o esperienze come i gas e queste cose qua. Certamente il cibo ha perso quel valore sacrale che ha sempre avuto nelle culture preindustriali. La sua attuale abbondanza ci ha fatto dimenticare presto il legame che c'è sempre stato fra il cibo e la precarietà e fragilità della nostra condizione mortale, condizione umana. Questo è un altro tema che introduco, sono tanti come vedete i temi, però poi ognuno sceglierà quelli che gli sono più congeniali per rifletterci. La facile disponibilità dell'alimento nel nostro mondo attuale ci ha fatto altrettanto facilmente dimenticare il valore prezioso del cibo stesso. Spesso si spreca senza troppo preoccuparsi, una volta si stava ben attenti a farlo, no? E questo perché il cibo non ci appare più come un dono, no? Ma come un dato banale, ovvio, sempre pronto, lì, disponibile, sugli scaffali e supermercati, eccetera. Non si ringrazia più per il pane e anche per il companatico, magari quotidiano. Anche questa è una cosa interessante che ci è stata suggerita, non mi ricordo più, qualche giorno fa in un'altra conferenza di queste. Allora, l'evidenza della nostra precarietà è diventato un tabù, uno dei tanti tabù dell'uomo contemporaneo, no? Un po' come la realtà della morte, la grande rimossa, ma anche quella, scusate, ma visto che parliamo di cibo, non si può dimenticare lo sbocco finale del cibo, no? Pensate un po' come gli escrementi siano banditi totalmente dalla nostra cultura, più ancora della morte, no? Sembra che noi siamo animali che totalmente, come si dice, come che si non dice? Hanno di questi problemi, ecco, diciamo così, no? Vabbè, cosa volevo dire dicendo questo, no? Questa rimozione plurima, multipla, è forse legata, mi viene da pensare, all'oscura percezione del legame profondo che c'è fra piacere e sofferenza. Due stati che sono separati da un confine incerto e mobile, per cui si può passare insensibilmente dall'uno all'altra, lo sappiamo tutti del resto, no? E qui ritorna d'obbligo la saggezza antica, che poneva nella misura il criterio del buon uso del piacere e la guida, il criterio di guida per la cura di sé, come la chiamavano i filosofi antichi, che costituiva l'ideale di vita proposto all'uomo, la misura, no? La regola della vita, che in questo ambito, nell'ambito alimentare, più in generale nell'ambito del piacere, era considerata il canone, no? Cioè proprio il criterio che ci doveva guidare. Pensate a Epicuro, che poi poverino è stato veramente frainteso, non come altri che dicono di essere fraintesi, invece sono stati capiti perfettamente. Epicuro è stato proprio maltrattato, perché lui parlava del piacere in una maniera molto diversa da quella che poi è stata divulgata dai suoi avversari. Vabbè, comunque adesso questo non ci interessa, andiamo a finire. La secolare condanna del piacere della gola, che era appaiata con la condanna del piacere gemello, il sesso, adesso finiremo parlando di questo, da parte della Chiesa Cattolica, ha sicuramente ritardato anche, tra l'altro, la formazione di una cultura gastronomica qui da noi, che si è sviluppata in ritardo, dicevo, non prima degli inizi dell'Ottocento. Anche se gli uomini hanno sempre amato mangiare, hanno sempre fatto pranzi luculiani appena lo potevano, no?
però questo ha finito col far sì che la cultura gastronomica assumesse spesso un atteggiamento un po' snob, estremistico, rivendicativo e anche elitario, indubbiamente, lontano da quelli che sono, erano e sono i reali bisogni della e dalla sensibilità comune della gente, diciamo. Ecco, concludendo, mi voglio soffermare su un parallelismo appunto fra cibo e sesso, che poi sono i due piaceri fondamentali dell'uomo, no? Almeno a livello di confine fra l'animale e lo spirituale, direi che sono proprio i due piaceri essenziali, no? Non certo gli unici, d'accordo. E sembra che al cibo, insomma, stia succedendo un po' quello che è capitato al sesso al volgere dell'età contemporanea. Una parabola analoga descriverebbe il percorso che ha fatto il cibo nel nostro immaginario collettivo rispetto appunto a quello che ha fatto il sesso. Le cose di cui si parla di più, potremmo dire, sono spesso quelle che si tende a praticare di meno, tanto per cominciare a dire una cosa. Per cui il discorso su si sostituisce all'esercizio di, il chiacchiericcio si sostituisce all'esercizio, che fa quasi rima anche, no? O anche si potrebbe pensare che alla rimozione condanna di una volta si sia andato sostituendo, ora per il cibo come prima per il sesso, l'obbligo coazione, no? Dalla sessualità coatta, cioè la prestazione, no? Che ci vuole a tutti i costi e questo crea, sappiamo, tanti problemi, ai giovani in particolare, ma non solo a loro, alla mangiare coatto, perché c'è una martellante propaganda che invita, spinge al consumo, no? Scusate, vado a ricercare qui perché per fare in fretta devo seguire la traccia. Poco importa a questo punto se è solo parlato o anche agito, no? Questa pratica del mangiare. In ogni caso il cibo sta ora occupando nel nostro inconscio, nel nostro sistema simbolico appunto, quello spazio che a lungo era stato invaso dalla sessualità. È diventato il fantasma del cibo spesso, più che il cibo reale. Quindi la virtualizzazione e spettacolarizzazione dell'arte culinaria è diventata un'operazione spesso sostitutiva della pratica reale. E allora, andando nel dettaglio sul confronto fra queste due dimensioni, vediamo un po' che cosa le accomuna e magari le distingue. Anzitutto si tratta di bisogni primari, entrambi sono bisogni primari, non si può negarlo, no? Ancora, sono stati a lungo colpiti da interdetto religioso, come dicevo prima, accomunati nella stessa condanna, li mettevano proprio assieme, peccato di gola e il peccato carnale. Alla fine sono stati sdoganati, certo, però l'effetto curioso qual è stato? Che sono diventati oggetto di una vera e propria promozione, sollecitazione da parte del sistema consumistico, come dicevo un attimo fa, no? Che di nuovo li ha accostati usandoli come rinforzo l'uno dell'altro. Rinforzo proprio, non semplicemente accostati, ma anche giocati insieme. Guardate la pubblicità che uso fa del sesso, tanto per dire, pubblicità alimentare in particolare. Fatto l'amore col sapore, mi viene in mente adesso il Müller, no? Ecco. Ciò nonostante, sono pur sempre sottoposti a un regime di controllo, l'obbligo di mangiare, come dicevo, l'obbligo della prestazione sessuale, della performance, eccetera. Per il cibo, forse più che per il sesso, almeno oggi, ma non è detto, vale in particolare una singolare contraddizione. Da un lato c'è l'incitamento continuo al consumo, appunto, dall'altro tutta una precettistica altrettanto martellante che mette in guardia sulle conseguenze di un'alimentazione non regolata. Una pubblicità che ti spinge al consumo e subito dopo, magari nello stesso programma, quella che ti dice contro l'obesità, insomma, contro i guasti indotti da una cattiva alimentazione. Questa è la schizofrenia, no? Sotto la quale viviamo. Insomma, siamo di fronte a un'insistente stimolazione del desiderio e nel contempo la sua continua frustrazione, nello stesso contesto, nello stesso momento, e magari dagli stessi agenti, prodotta dagli stessi agenti. Un'altra cosa che potremmo dire è che nel dominio del cibo siamo passati dalle prescrizioni dell'etica a quelle dell'estetica e infine a quelle della dietetica, che poi è dietetica. Sembra un gioco di parole, ma se pensate c'è proprio questo percorso qua. In fatto di cibo oggi quindi non è più questione di peccati di gola anche, si parla più di peccato di gola, si parla casomai di peccati di gusto, cioè mancanza di buon gusto, non è elegante, non è chic, non va bene, non corrisponde alle buone maniere, comportarsi in quel modo, mangiare quelle cose. Non è bene, ecco. E finisco. Attorno al cibo, insomma, potremmo dirla con una parola grossa, ma neanche troppo, si è creato un nuovo tipo di pornografia, non scandalizzatevi per questo che dico, che funziona secondo gli stessi schemi di quella sessuale,
relativa al sesso. E cioè, specificando, la pornografia cosa fa? Promette e subito sottrae l'oggetto del desiderio, no? Un po' come il supplizio di Tantalo, no? Ti inducono al desiderio ma subito te lo negano allo stesso tempo. Il soddisfacimento è virtuale, virtualizzato, è rinviato all'infinito, un infinito che non arriva mai. Nello stesso tempo, nella pornografia c'è un didatticismo, no? Una minuziosa prescrittività, diciamo così, descrittività meglio, che ritroviamo, cioè qualcuno dice che insegna, no? La pornografia insegna come si fa, no? Cioè che può avere anche un'utile funzione didattica, se non altro, può essere, non so. Ma funziona anche per il cibo. Il didatticismo minuto dei programmi TV, delle pubblicazioni specializzate, presenta spesso piatti irrealizzabili, così come sono irrealizzabili spesso le performance che si vedono appunto nei film porno. Piatti che sono irrealizzabili nella vita quotidiana delle persone normali, allo stesso modo che succede per i modelli che vengono presentati nelle sfilate di moda, per accostare un'altra dimensione, per cui valgono un po' queste cose qui che stiamo dicendo. E comunque sono proposte tutte queste cose a persone che cucinano sempre di meno, che hanno sempre meno tempo. E quindi sono modelli culinari che in realtà sono spesso più da guardare che da eseguire. Così come certi modelli di bellezza e di sessualità sono irraggiungibili e sono quindi da sognare più che da praticare. E allora che fare? Cioè, domanda finale, in questo quadro c'è ancora posto per il sano piacere legato al cibo? Penso di sì, nonostante tutto quello che si è detto, però bisogna sapercelo conquistare e gestire, perché si tratta pur sempre di un'arte. L'arte è forse il cuore, il fulcro dell'arte di vivere. L'arte di vivere è la più difficile di tutte le arti e quindi non stupisca che anche riguardo al cibo ci si ponga di fronte a un qualcosa che non è facile da realizzare, quindi è il compito di una vita intera. Scusate, ma insomma, tutto sommato sono stato dentro. Avrò sforato di 3 minuti. Parola al nostro amico Vittorio. Dunque, la quantità di stimolazioni e di provocazioni che Uboldi ci ha proposto sono tante, per cui io farò uno sforzo di sintesi cercando di porre l'attenzione su tre aspetti o tre dimensioni che io considero di capitale importanza per capire il rapporto che c'è fra, diciamo così, il bisogno del cibo e la vita o la carenza del cibo e la vita, leggendo la problematica ovviamente dal punto di vista di chi si colloca, diciamo così, dal lato dei deprivati, cioè cercando di guardare gli occhi del problema dal punto di vista di chi il cibo lo vede spesso con difficoltà. Ora, devo dire in partenza che da un punto di vista generale io condivido la lettura che è stata data da Uboldi rispetto al fatto che la soddisfazione di un bisogno costituisce in sé un piacere, quindi la scissione concettuale fra bisogno e piacere in realtà è non poco problematica, perché è effettivamente vero che risolvere un bisogno costituisce di per sé un piacere. E quindi la nozione di bisogno, se scrutata fino in fondo da un punto di vista filosofico, non è esente da difficoltà. E gli antropologi lo sanno forse meglio di altri, perché quando fanno studi su alcune popolazioni che vivono in contesti ecologicamente molto difficili, per esempio, si rendono conto di un risvolto di tutta questa storia che è straordinariamente interessante e fonte di riflessione. E cioè il risvolto della variabilità culturale del bisogno del cibo. Cioè i livelli di necessità biologiche, i livelli di consumo alimentare sono straordinariamente diversi in diverse popolazioni al mondo. E questo non solo in riferimento, diciamo così, all'overconsumption, cioè all'eccesso di consumo, allo spreco alimentare di cui possiamo essere oggi noi protagonisti. Non è solo questo.
in termini anche assoluti noi ci troviamo di fronte a popolazioni che abitualmente consumano per storia, per tradizione, per ecologia una quantità di cibo che è straordinariamente inferiore a quella che noi consumiamo. E guardate che non è solamente un problema di povertà intesa come la concepiamo classicamente quando discutiamo dei problemi dell'ineguaglianza, dell'ingiustizia, delle asimmetrie dell'ordine internazionale. È proprio un problema di come dire, biologia culturale diversa del cibo. C'è un'appropriazione non solo in qualità diverse, ma anche in quantità diverse. E lì c'è tutto un dibattito molto acceso e, come dire, non solo filosofico per le sue implicazioni anche di politica economica e sociale, perché se noi partiamo dal presupposto, per esempio, che il cibo debba essere consumato in una certa quantità, come fanno per esempio le agenzie delle Nazioni Unite, che sanciscono degli standard, che sono gli standard di calorici, proteici, necessari per avere una buona qualità della vita. In realtà se noi partiamo da questo standard quantitativo universale e ci scontriamo col fatto che in realtà molte popolazioni non solo non ce l'hanno, ma probabilmente non vogliono neanche averlo. Ecco, qui voglio essere tanto provocatore quanto chi mi ha preceduto, cioè la povertà può anche essere in qualche misura scelta nel momento in cui corrisponde a un'identità culturale. E in questo senso sono d'accordo con lui sul fatto che il cibo costituisce qualcosa di antropologicamente culturale nel senso più profondo e denso del termine. Cioè il cibo è qualcosa che viene effettivamente simbolizzato e costruito fino al punto da diventare il simbolo di una comunità, il simbolo di un gruppo umano, il simbolo di una società. Devo averla detta molto grossa. Ci sono comunità, per esempio minoranze etniche, io ho in mente alcuni casi in Centro America, che fanno di un singolo prodotto alimentare un codice di distinzione. Per esempio io ho in mente un piccolo gruppo afroamericano di discendenza di afroamericani ex schiavi che si è insediato in Centro America e che fra i suoi due o tre simboli fondamentali, i garifuna del Nicaragua, oltre alla lingua, hanno l'ananas, la coltivazione dell'ananas come simbolo distintivo. E quindi o il cocco in caso di altre popolazioni, o ce ne possiamo citare, ognuno di voi poi nell'almanacco dell'alimentazione internazionale ne può trovare a migliaia. Quindi c'è un problema molto serio, se vogliamo metterlo in termini schiettamente filosofici, relativo al fatto che la soglia oltre la quale o al di sotto della quale noi parliamo di bisogno insoddisfatto è culturalmente variabile. Ed è culturalmente variabile il cibo anche perché, come io ho già avuto modo di raccontarvi in altre occasioni precedenti, costituisce la prima matrice dell'identità. Il cibo e la lingua, il linguaggio, sono le due fonti, io parlo sempre del cibo, della lingua e della fede religiosa, sono i tre codici su cui poi si articola l'identità di una comunità umana. Il cibo è primo non solo in senso biologico, ma anche perché la manipolazione del cibo costituisce il primo atto di trasformazione della natura e quindi, come direbbe Lévi-Strauss, il primo atto di generazione della cultura. Cioè noi non siamo solamente persone che soddisfano un bisogno attraverso il consumo di un cibo che può essere qualsiasi. Noi consumiamo un cibo che è il nostro cibo, quello a cui culturalmente siamo legati. E la nostra identità dipende dal fatto che noi riusciamo a consumare quel tipo di cibo, non qualsiasi cibo. E qui voglio fare un esempio che traggo dalla mia esperienza, si parlava della cooperazione internazionale nell'introduzione. Io mi sono accorto che ci sono comunità umane che vivono in condizioni di estrema difficoltà, che addirittura possono essere prossime alla carestia, e che ciò nonostante si rifiutano di mangiare alcuni tipi di alimenti che non sono conformi alla loro dieta culturale. E lo fanno anche, badate bene, quando versano in una situazione molto critica. Naturalmente anche qui c'è un limite oltre il quale probabilmente questo non lo puoi più fare. Però fin dove
biologicamente possibile, una persona rinuncia anche a una quantità calorica superiore se quella caloria è trasmessa da un cibo che non è culturalmente appropriato, cioè che non è consono alla tua tradizione. Cioè, ci sono delle cose che fin dove è possibile, fin dove è umanamente sopportabile, tu ti rifiuti di mangiare. E ci sono delle cose che cerchi di mangiare ad ogni costo, anche nelle condizioni in cui il dover mangiare comporta dei sacrifici di altri bisogni fondamentali. Quindi l'attaccamento al cibo, il risvolto simbolico del cibo è così fondamentale per l'identità umana, per cui noi possiamo dire, ancora una volta in termini filosofici, che l'identità è un bisogno tanto primario quanto lo è la materialità del cibo. Cioè noi siamo abituati a pensarci in termini spesso grossolanamente materialistici, come uomini che hanno dei bisogni primari, no? C'è una specie di disegno per cui i bisogni primari stanno sotto, poi quando tu hai soddisfatto i bisogni primari allora passi a un livello superiore, no? Come nello schema famoso di uno psicologo che si chiama Maslow, e vai salendo. Cioè in realtà non è così, in realtà non è così. E già a livello di soddisfazione fondamentale tu giochi su un registro che è quello dell'identità, che è un bisogno fondamentale, cioè per noi non è secondario, non è come dire, un atto secondo il fatto di definire chi siamo nel tempo, nello spazio, che cosa significhiamo, che significato ha la nostra vita, che senso ha il nostro essere al mondo. Cioè questo è una dimensione fondamentale della nostra vita, tanto quanto lo è ingerire una quantità appropriata di alimenti. Appropriata, ripeto, secondo codici di appropriatezza che possono essere straordinariamente variabili. Ecco, nella relazione di Uboldi poi c'era una quantità di riferimenti che io condivido in pieno rispetto al ruolo che il cibo ha in quanto vettore di classificazione sociale, cioè il cibo, si diceva, nelle società preindustriali era anche il modo attraverso il quale diversi gruppi sociali si identificavano, quindi il mangiare in un certo modo piuttosto che in un altro ti classificava ipso facto dentro una categoria sociale che poteva essere una categoria nobile o non nobile, una categoria religiosa o non religiosa. E questo è fondamentale non solo perché ci dice di un legame con una certa memoria, con una certa tradizione, ma anche perché, e in questo forse le nostre interpretazioni discrepano un pochino, nelle società preindustriali questo tipo di suddivisione della società in tanti gruppi attraverso il cibo era fondamentale e forse ancora più fondamentale di quello che è nelle nostre società. Perché nella nostra società la possibile gamma di strumenti attraverso i quali tu ti differenzi, no? Tu per esempio puoi dire io appartengo a un certo ceto sociale perché gioco a golf e tu giochi a calcio. Nelle società preindustriali la possibilità di giocare su questi altri registri per distinguere chi sta sopra e chi sta sotto, chi sta dentro e chi sta fuori dalla comunità era più ridotta. Il cibo costituiva un potente dispositivo di classificazione, costituiva e costituisce. Tanto è vero che se voi andate in molte, per esempio in società come quelle indiane, andate a vedere cosa è una casta nel vero senso della parola, non nel senso nostrano, che è un senso un pochino sui generis, ma nel senso vero, letterale, etnologico del termine. La casta si definisce in prima istanza in base al rispetto di una serie di codici di purità o di impurità. E che cos'è la purità? Cos'è la purezza? È il fatto di mangiare solamente alcune cose e di non mangiare e di non toccare altre cose. Quindi tu appartieni a una certa casta se hai un certo stile culinario, se hai un certo stile alimentare e se soprattutto eviti di entrare in contatto con alcune cose che potrebbero contaminarti. Questo succede in India, ma succede anche per molti gruppi professionali in Africa che si identificano anche per il fatto di mangiare una serie di cose, di mangiare in un certo modo.
Quindi che tu sia appartenente alla categoria dei fabbri, degli araldi, dei tintori, dei contadini, si capisce da cosa mangi, da quando mangi e da dove lo mangi. E questo è vero non solo nel passato, ma anche nel presente. Questo per dire che in una società, diciamo così, contadina, artigiana, queste sono tutte chiavi di volta fondamentali per capire chi è e dove sta la persona dentro la comunità. E per capire se sei uno di noi o se sei uno straniero. Dimmi come mangi e ti dirò se stai con noi o se stai con gli altri. Ecco, io non mi soffermo poi su un'altra serie di risvolti che sarebbe poi molto interessante invece analizzare più approfonditamente, che sono quelli legati al fatto che il cibo, se riveste tanta importanza nella storia dell'umanità e nella storia di ciascuno di noi, è dato dal fatto non solo è dovuto al suo ruolo di portatore di ingredienti fondamentali per la riproduzione biologica, non solo perché ci fornisce il materiale simbolico con cui noi stabiliamo chi si è da un punto di vista sociale, cioè i gruppi sociali definiti come dicevo poc'anzi, ma anche perché il cibo in ultima istanza è lo strumento attraverso il quale, il primo e primordiale strumento attraverso il quale si comunicano gli affetti. Cioè il cibo è straordinariamente importante, e lo è sempre stato e continua a esserlo, perché tramite il cibo non si comunica solamente la distinzione sociale o l'appartenenza sociale, ma si comunica anche la vicinanza e la forma più intima di vicinanza, che è quella data dall'affetto. Tanto è vero che il primo rapporto di una madre col figlio è dato appunto dalla nutrizione, ed è attraverso la nutrizione materna che poi si costruisce quel rapporto madre-figlio che ha tutte le caratteristiche che adesso non vi sto a raccontare perché lo sapete tanto quanto me. Però ecco, questo per dire come ci sono poi dei risvolti che questi sì hanno un carattere, una portata veramente molto universale, perché li si ritrova in tutti i gruppi umani, che sono dati dalle dimensioni più intime, più domestiche del cibo, e quindi dal fatto che attraverso il cibo noi in ultima istanza comunichiamo. Cioè, se dobbiamo dire in una sola parola che cosa rappresenta il cibo, ecco, allora noi possiamo dire che il cibo è una forma di comunicazione, e lo è, come dire, dalla dimensione più ristretta della vita domestica fino alla dimensione più pubblica della vita sociale. Ecco, la seconda riflessione, che la prima riflessione è appunto su questo, sull'identità, sul ruolo che ha il cibo, sul perché è così importante, quindi tutto ciò che poi ne consegue quando si è in condizioni di straordinaria privazione del cibo, è poi legato al fatto che non solo ti viene a mancare il terreno su cui tu puoi, come dire, reggerti in piedi nella quotidianità, perché ti mancano gli alimenti e le energie per stare in piedi, ma ti mancano o vengono a calare di intensità quelle che sono delle forme di appartenenza e quelle forme di affetto che sono legate al consumo del cibo. Il che non significa che mangiare moltissimo voglia dire avere moltissimo affetto, però è evidente che non mangiare niente implica una serie di problemi che sono legati anche al fatto che il rapporto con chi è in casa tua che ti devi dare da mangiare subisce una serie di trasformazioni. E per capire un po' meglio che cosa succede in questo caso, io apro un secondo capitoletto della mia riflessione, che è quella del rapporto fra il cibo e la fiducia. E lo apro perché il tema della fiducia costituisce all'interno delle scienze sociali, almeno di alcune scienze sociali, in particolare di una certa parte della sociologia contemporanea, uno dei temi di maggior interesse, e tra l'altro uno dei temi di maggior interesse per persone che si occupano di questioni tra loro estremamente diverse. Oggi la fiducia è estremamente rilevante, per esempio, per gli economisti, e ci sono degli studi che sostengono che c'è una correlazione fra il livello di fiducia in una società e il livello
di produttività economica, di sicurezza sociale, di benessere, cioè c'è una correlazione molto forte. E quindi c'è tutto un dibattito che oggi si sta sviluppando intorno al fatto che quello che i sociologi chiamano il capitale sociale, cioè il patrimonio di relazioni fiduciarie che esistono dentro una comunità, in ultima istanza è quello che fa la differenza nella vita delle persone, tanto da un punto di vista materiale come da un punto di vista immateriale. Cioè il fatto di crescere o di risiedere, di vivere comunque dentro un perimetro, un'aggregazione umana in cui sussiste un tessuto quotidiano di relazioni fiduciarie sufficientemente solide, costituisce il prerequisito per poi avere tutta una serie di vantaggi che viceversa non si hanno se vengono a mancare le relazioni fiduciarie. Questo è importante perché poi ci porta a capire come si costruiscono le relazioni fiduciarie. E le relazioni di fiducia si costruiscono, secondo gli antropologi, attraverso una dinamica che è quella, Marcel Mauss direbbe, del triplice obbligo. In una relazione umana c'è un obbligo di dare, quando c'è una condizione di necessità da parte del tuo interlocutore, quindi se chi ti sta di fronte è in una condizione di bisogno e tu sei nell'obbligo di dare, lui è nell'obbligo di restituire, no, lui è nell'obbligo di accettare, secondo obbligo, e in terzo luogo ha l'obbligo di restituire. Dare, l'obbligo di dare, l'obbligo di accettare e l'obbligo di restituire costituiscono i capisaldi di un circuito di rapporti umani che poi, quando si sviluppano su una certa scala, costruiscono la fiducia sociale. Cioè quando io so di poter contare con rapporti umani che si basano su questa dinamica, ecco che allora si crea una dinamica virtuosa. E questo che cosa ha a che vedere col cibo? Ha a che vedere con il cibo perché se uno analizza, come abbiamo fatto negli anni scorsi, che cosa succede nelle realtà che sono toccate da situazioni di straordinaria privazione alimentare, si rende conto che succedono due cose tra loro diverse, anzi per certi versi opposte, che hanno a che vedere proprio con il tema della fiducia. Quando in una comunità decade di una certa quantità la disponibilità alimentare, ma esiste comunque la possibilità, bene o male, di alimentarsi, cioè quando, diciamo così, c'è un processo di impoverimento, ma questo impoverimento non è estremo, allora la prima risposta delle aggregazioni umane è quella di rafforzare le tendenze solidali, cioè quindi si rafforzano le pratiche di reciprocità, ci si aiuta di più. A un certo livello di povertà le comunità tendono ad aiutarsi, le persone tendono a essere più solidali. Poi ci sono tutta un'altra serie di fenomeni correlati, per esempio tendono a manifestare più forme di ritualità religiosa. Cioè c'è tutto un portato della povertà che in qualche modo ha a che vedere non solo con il fatto che ci si scambia tutto quello che si può scambiare, ma si cerca anche di esprimere il bisogno di ciò che manca attraverso culti religiosi, atti di fede, eccetera, eccetera. Viceversa, oltre una certa soglia, la povertà ha un effetto completamente diverso. Cioè, oltre una certa soglia, noi vediamo che viene meno quella spinta alla reazione collettiva, solidale, per cui quel poco di cibo che si riesce ad avere lo si condivide e si entra in una dinamica, in una fase che io ho chiamato nel mio libro la dinamica della fame nera. Perché a quel punto vengono a decadere anche questi cordoni solidali e le famiglie tendono a diventare più egoiste, cioè tendono in qualche modo a perdere la spinta verso l'altro, tendono a dismettere la tendenza alla prossimità, all'aiuto prossimale nei confronti dell'altro. E quindi c'è una parabola che comincia con, come dire, un aumento della solidarietà, però che poi progressivamente viene scemando, cadendo fino al punto in cui la società va in frantumi.
E la vera e propria carestia costituisce esattamente questa situazione. Cioè una situazione in cui c'è una perdita tale di fiducia nella possibilità che chi ti sta vicino ti possa aiutare, per cui la società va in brandelli. E le persone cercano di trovare risposta in soluzioni che sono per esempio quella della migrazione. Quindi c'è un processo che lega la formazione del capitale fiduciario e la perdita del capitale fiduciario che è direttamente legato al cibo. Ve lo spiegherò con un esempio semplice. Uno dei fenomeni più eclatanti che si ha nelle situazioni di progressivo impoverimento è che fin quando la famiglia riesce a garantire una minima fonte di sussistenza, i figli fanno riferimento al nucleo domestico per alimentarsi. Quando questo non è più possibile, per ragioni oggettive, per crisi di tipo ecologico, economico, per disastri ambientali, allora quello che succede è che il nucleo familiare comincia a frammentarsi. Per esempio i figli cominciano a non frequentare più la mensa familiare, non vanno più a pranzo e cominciano a circolare insieme ad altri gruppi, si creano quelli che chiamano i fenomeni dei bambini di strada, che tra l'altro sono dei fenomeni molto antichi, che non riguardano solo la contemporaneità. E quindi c'è un processo di disgregazione dell'unità familiare. Il processo di disgregazione dell'unità familiare rimette in discussione il ruolo dei genitori, perché il termine genitore vuol dire colui che alimenta. La funzione alimentare non è secondaria nel ruolo del genitore. Questo crea tutta una dinamica per cui alla fine la perdita di possibilità di alimentazione si traduce in una perdita di fiducia nella società e nel futuro. Quindi se è vero che il bisogno alimentare è anche un piacere, se è vero tutte le cose che abbiamo anche detto, però è anche vero che c'è un'asticella al di sotto della quale la privazione determina una disgregazione sociale per cui per esempio cambiano i rapporti dentro la famiglia, per cui per esempio cambiano i rapporti con l'autorità. Laddove c'è la miseria estrema, anche l'autorità perde di presa, perde di credibilità. E quindi cambia tutta la sfera, diciamo così, della morale e tutti i principi di comportamento quotidiano vengono rimessi in discussione e diventano possibili tutta una serie di possibili e normali e comunemente accettate cose che altrimenti non sarebbero accettabili. Per esempio, diventa normale che una famiglia che vive in condizioni di bisogno estremo ceda i suoi figli o lasci i suoi figli ad altre unità domestiche, ad altre famiglie, perché non è in grado di alimentarli, anche in maniera permanente. Quando io vivevo in Centro America mi è capitato... Come? No, scusa, non volevo interrompere, anche da noi succedeva. Succede. Quando vivevo in Centro America mi ricordo che mi capitò più volte di essere in ufficio e arrivavano delle signore che... L'ufficio era l'ufficio dei servizi sociali, si presentavano delle signore che dicevano: Mire, le regalo mio, le regalo mio figlio. Lei se ne faccia cura, se lo prende da suo. E questo era direttamente legato al fatto che quell'unità domestica non era più in grado di stare insieme. Ecco, come poi volete capire, tutto ciò ha dei risvolti notevoli anche dal punto di vista dei codici morali, perché a quel punto, quando la miseria diventa estrema, diventa possibile anche pensare a dei comportamenti che altrimenti sarebbero giudicati immorali. Quindi il furto, l'abigeato, la prostituzione, lo spaccio di sostanze stupefacenti, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, il profilo della morale comunitaria cambia in maniera, e può cambiare anche in maniera molto, molto rapida. Cioè, non c'è bisogno di decenni per questo tipo di cambiamenti. Ecco, quindi tutto ciò per dire che in ultima istanza, attorno al rapporto fra cibo e fiducia, cioè il cibo come fattore fiduciario, come il cibo è il primo modo attraverso il quale si costruisce la fiducia dentro una famiglia e dentro una comunità, attorno a questa dinamica poi noi capiamo come si muovono tutta una serie di rapporti anche di tipo politico dentro le comunità.
Perché se è vero che la legge che tiene in piedi la fiducia di una comunità è quella di dare, ricevere e restituire, quello che poi la manda in crisi è il fatto che questo triplice obbligo viene a decadere. Cioè laddove non c'è più il vincolo morale di aiutarsi e di restituire l'aiuto, ecco che allora vengono meno anche tutti i legami della fiducia e quindi una società precipita in una situazione che è quella che noi chiamiamo di carestia. Ecco, l'ultima considerazione che io volevo condividere con voi è poi questa. C'è uno storico che ha scritto che la fame è il motore della storia, si chiama Arnold. Questa frase, secondo me, esprime molto bene un concetto che è fondamentale. Noi siamo abituati a pensare al bisogno estremo di cibo come una conseguenza di tutta una serie di situazioni che sono di tipo politico, militare, economico. Cioè, c'è un ordine globale e c'è un ordine nazionale e c'è un ordine locale che nel loro intersecarsi quotidiano alla fine generano il fatto che c'è la fame e quindi la fame è la conseguenza di una situazione storica. Assai meno spesso noi siamo portati a pensare invece che la fame non è solo la conseguenza ma è anche una causa di tutta una serie di cambiamenti, cioè è un fattore di trasformazione sociale e lo è almeno da tre punti di vista. Da un punto di vista innanzitutto, chiamiamolo così, agronomico. L'esempio qui è molto utile per spiegare che cosa intendo dire. Quando una comunità agricola, e ricordo che nel mondo contemporaneo la metà della popolazione rimane costituita da persone che vivono in comunità agricole, questo è bene ricordarselo perché non tutti vivono né a Brescia, né a Bergamo, né a Saronno, c'è una gran parte della popolazione mondiale che vive di agricoltura fondamentalmente. Ecco, quando succede che una comunità è sopraffatta da una crisi di tipo ecologico, per esempio, non sto facendo riferimento principalmente a disastri meteorologici, cioè il problema non è lo tsunami o l'eruzione vulcanica sporadica. Il problema può essere, per esempio, di tipo cronico, come succede con la siccità. La siccità costituisce comunque nel mondo dell'Africa subsahariana un problema straordinariamente grave, soprattutto laddove è ciclica. Oppure l'eccesso di piovosità, come succede in alcune zone della Cina o del Bangladesh. Oppure, ancora più frequentemente, la malattia che determina la perdita di coltivazioni. La malattia, il germe, il fungo che colpisce il vegetale, che colpisce il mais, che colpisce le patate. Questo tipo di situazioni, che sono particolarmente nocive per le comunità agricole, se si cronicizzano, se arrivano a un punto da determinare una situazione per cui per molti mesi, per molti anni, la situazione non subisce un miglioramento, alla fine hanno l'effetto di generare una tendenza degli attori locali a cercare delle vie di uscita. E le vie di uscita che cosa consistono? Consistono in diversificazione dei loro modi di vivere. Quindi, per esempio, una cosa tipica delle popolazioni che vivono cronicamente esposte a rischio di siccità è quella di cercare di diversificare i tipi di coltivazioni. Oppure, se sono pastori, a cercare di diversificare le zone di pascolo o le zone di reperimento delle fonti idriche. Cioè, la diversificazione è la parola chiave della sussistenza nelle condizioni di estrema privazione. Allora, se uno è abituato a coltivare, che ne so, miglio o grano turco e per X ragioni a un certo punto della sua storia viene colpito da una serie di eventi che precludono la possibilità di avere il miglio sulla tavola domestica, allora che cosa fa? Se la ingegna e cerca di sfruttare altri tipi di coltivazioni che possono essere utili per, come si suol dire, riempire la pancia. Guardate che questo è il modo in cui è nata l'agricoltura, cioè l'agricoltura è nata così.
è nata dal tentativo di mettere a frutto le conoscenze che si avevano in campo botanico e vegetali, e sistematizzando questo tipo di pratica si è cominciato a coltivare sempre più spesso delle specie vegetali che prima non venivano raccolte periodicamente, perché per gran parte della sua storia, per circa 100.000 anni, gli esseri umani hanno vissuto di cacce raccolte, erano genti nomadi, siamo stati e rimaniamo nel nostro più profondo background genetico delle persone abituate a muoversi, perché per 100.000 anni gli esseri umani sono stati nomadi, e nell'essere nomadi che cosa facevano? Cacciavano e raccoglievano, e raccoglievano le specie vegetali che erano alla portata. Quando si sono trovati in condizioni particolarmente difficili a un certo punto dell'evoluzione dell'umanità, hanno avuto la necessità, è stato gioco forza il fatto di prendere quelle specie che prima venivano raccolte così in maniera sporadica e di cominciare a coltivarle, a migliorarle, a perfezionare il loro profilo genetico, cioè a curarle, e così è nata l'agricoltura. Questo stesso processo è un processo che viene abitualmente utilizzato dalle popolazioni contadine, per cui tu riesci a capire la storia dell'agricoltura osservando i periodi di grande crisi alimentare. Cioè la fame, come diceva Arno, è il motore della storia, perché ti obbliga a introdurre delle nuove coltivazioni. Questa è la ragione, come ho avuto modo più volte di raccontare, dell'introduzione e dell'espansione della patata nella storia dell'Europa, in particolare del nord Europa. Questa è la storia per cui continuamente, se uno guarda l'evoluzione dell'agricoltura nel corso di tutta la filogenesi, si rende conto che noi non c'è una sola popolazione che sia stata legata a un'unica specime vegetale e che abbia coltivato sempre quella specie vegetale. Questa è la ragione per cui poi siamo diventati onnivori, questa è la ragione per cui siamo così capaci di apprezzare anche altri stili agronomici e alimentari. Nuove produzioni nascono dalla storia della fame, cioè la fame ti spinge a scoprire nuovi modi di vivere, ti spinge a scoprire nuove tecnologie e ti spinge a costruire nuovi ordini sociali, cioè il cambiamento sociale più profondo ha luogo nel momento in cui i bisogni fondamentali non sono, che poi sono anche, come dicevamo, bisogni di piacere, ma non vengono soddisfatti a un punto tale per cui entra in crisi, come dicevamo poco fa, l'autorità morale. La legge perde la sua cogenza, non è più così vincolante perché non è più credibile, e a quel punto la società si deve ricostituire, perché la gente cerca di ricostituirsi laddove è possibile sussistere. Quindi non solo c'è un cambiamento di modi di coltivazione, di tipi di allevamento, di tecnologie, di artigianato, c'è anche un cambiamento nei modi di vivere, nei modi di associarsi. Ecco, tutto ciò per dire come in ultima istanza quello che potrebbe essere come la lettura più scura e più buia del problema del bisogno alimentare, in realtà in fondo al tunnel ti proietta una luce che è una luce totalmente insperata quando imbocchi il tunnel, ed è la luce della trasformazione. E quindi questo per dire come in fin dei conti la nostra riflessione alla fine non ci porta nel buio infinito, ma ci porta verso la luce del cambiamento. Grazie mille. Vedi, bravo. Okay,